solo inquadrare questo discorso in un discorso anche un pochettino più ampio a livello regionale e direi anche nazionale, cioè il cammino che stiamo facendo si sta inserendo pienamente nel cammino sinodale. Stiamo per entrare nella fase profetica, cioè nel momento nel quale dobbiamo in un certo qual modo fare anche delle scelte che determinano lo stile pastorale. E questo naturalmente non è fatto perché dobbiamo fare il colpo di teatro, ma perché maturiamo una idea di chiesa che sia veramente attenta come un padre e una madre alla crescita della propria famiglia, dei propri figli. Questo dovrebbe essere innanzitutto per noi sacerdoti la preoccupazione. Il sacerdozio ministeriale, come dice San Paolo, è al servizio del sacerdozio battesimale. Per cui, ecco, quando parliamo di formazione, che è uno dei cinque ambiti del cammino sinodale, quello sul quale maggiormente le nostre chiese di Basilicata e la nostra diocesi anche si sta soffermando, quando parliamo di formazione, non parliamo di formazione accademica o professionale, ma quello che dice San Paolo, perché Cristo sia formato in voi. Quindi è una formazione spirituale e umana. Naturalmente questa formazione richiede anche, diceva Assunta giustamente, richiede anche uno studio. Sono stati menzionati degli appuntamenti che noi avremo, recupereremo gli incontri di vicaria, ma direi di più, anche gli incontri di presbiterio zonale. È importante che tutto questo sia programmato, ma secondo un criterio di approfondimento, di studio e di discernimento. La Christi Fidelis Laici, certamente, è il risultato, è un frutto, un punto anche di verifica, del Concilio Vaticano II, in maniera particolare la apostolica apostositale, che per i laici, per tutti i cristiani, ma in maniera particolare la dimensione pastorale dell'azione della Chiesa, questo quel documento è fondamentale. Lì si parla dell'azione cattolica, per esempio, ma non intesa come immediatamente come associazione, ma come realtà che sposa in pieno l'azione pastorale della parrocchia. Cioè, quando prima si parlava anche giustamente delle associazioni, dei movimenti, della differenza tra carismi e ministeri, si vuole ricordare il fatto che le associazioni e i movimenti non sono ospitati nella parrocchia e la parrocchia non ha semplicemente delle caselle che vengono riempite dall'incontro di quel gruppo, l'incontro di quell'altro gruppo, ma ogni associazione rientra nel cammino ordinario pastorale della parrocchia. Un movimento, un'associazione che non rientra nel cammino ordinario pastorale di una diocesi e di una parrocchia, semplicemente non è un movimento o un'associazione ecclesiale. E come tale non può fregiarsi del titolo di associazione o movimento ecclesiale. Faccio un esempio. Non faccio nome naturalmente, come stile. Se io faccio un cammino, cioè c'è un'associazione che magari si impegna nella cura dei ragazzi, e quindi è proprio la fascia di età della iniziazione cristiana, ma delega ai catechisti la formazione cristiana,
se io come responsabile di quel gruppo dico, ci sono i catechisti che fanno quello, io non li accompagno neanche a messa, non do appuntamento, ma dico mi accontento semplicemente dell'incontro settimanale che io faccio, quindi stacco dal contesto della crescita umana e spirituale e comunitaria la persona e l'azione, la stacco dal contesto, io non faccio servizio. Non so se mi sono spiegato. È chiaro allora che l'azione delle specifiche, delle associazioni, dei movimenti, che certamente devono seguire il loro carisma, la loro impostazione, la loro specificità, ma sempre all'interno di un cammino comunitario che deve portare all'integrazione della liturgia, della catechesi e della carità. Perché ci sono anche situazioni nelle quali si accentua un aspetto a discapito dell'altro. Anche nei cammini ordinari di iniziazione cristiana, il catechista pensa alla sua ora di catechismo, può capitare così, e non si interfaccia magari con chi programma, organizza la liturgia domenicale, o non ha nulla a che fare con chi svolge per esempio il servizio della Caritas. E invece i cammini ordinari di formazione, che siano quelli di iniziazione cristiana, che siano quelli per esempio dei fidanzati, apro e chiudo una parentesi, quanti dei nostri percorsi di preparazione alla vita matrimoniale, che dico specifico, non sto dicendo preparazione al matrimonio, cioè alla celebrazione del matrimonio, ma preparazione alla vita matrimoniale, quanti dei nostri percorsi prevedono stabilmente esperienze liturgiche e di fraternità? Questi sono esempi, ma quello che noi viviamo a volte nei percorsi di preparazione al matrimonio li viviamo anche nei percorsi ordinari dell'iniziazione cristiana, per non parlare della mistagogia. Quindi la sfida che noi dobbiamo compiere proprio questa è quella di integrare il carisma che è legato al dono, carisma significa dono, il dono del battesimo, al ministero di fatto o eventualmente istituito che viene chiesto dalla Chiesa. Dalla Chiesa. C'è un criterio che è quello della proporzionalità, cioè in una parrocchia, in una comunità è necessario questo servizio? Si è maturato il valore di questo servizio? Allora i tempi, è vero che non devono essere tempi biblici, ma è anche vero che dobbiamo verificare la consapevolezza di questi, del valore di questi servizi, e se già nella vita ordinaria noi viviamo la sinergia e non invece viviamo la parcializzazione dei servizi. Io mi occupo di questo, un altro si occupa di quell'altro. Naturalmente questo è il compito del parroco insieme con il consiglio pastorale, che è quello di coordinare e di fare discernimento.